Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ancora grazie per quello che abbiamo vissuto in questi giorni. Grazie nel senso che la 100ª puntata della settimana scorsa è stata davvero un dono, non tanto quel momento in sé, ma davvero l'essere apprezzati per queste parole che io che regalo a voi. Ma come sempre vi dico quello che ho nel cuore, quello che porto nel mio cuore. E non ho la pretesa di cambiare l'umanità, non ho la pretesa di fare chissà cosa, ma semplicemente credo che, come sempre vi dico, ognuno di noi deve avere l'onestà di dire a se stesso: le mie parole sono delle forze, le mie parole possono un ciao, un sorriso, un abbraccio, una parola buona, un ascolto, possono creare quel pezzo di umanità nuova di cui c'è bisogno sempre e in modo speciale oggi. Mi è venuta in mente una parola sulla quale vorrei riflettere oggi, una parola che a me ha sempre colpito tanto, che è la parola casa, sentirti a casa. Ognuno di noi ha degli ambienti in cui si sente a casa, e casa vuol dire calore, vuol dire affetto, vuol dire sicurezza, vuol dire tranquillità, vuol dire ristoro, vuol dire persone buone attorno a noi, vuol dire un'esperienza forte, no? E semplicemente, quasi sempre, uniamo questa parola alla nostra casa, alla casa dove abiti, la famiglia da cui sei arrivato, dove sei nato, dove sei cresciuto, o la famiglia che ti sei costruito dopo, quando ti sei sposato e hai avuto dei figli. Ma è bella questa parola, la parola casa, una parola alla quale di solito diamo poca attenzione, ma che è importante perché a volte abbiamo bisogno veramente di tornare a casa. Tutti diciamo ogni tanto: adesso torno a casa, vado a casa. E casa, ripeto, non è solo quelle mura che ti accolgono, dove c'è il calore, dove c'è un pasto pronto, dove c'è qualcuno che ti aspetta, ma quella casa è davvero un luogo dove tu ti senti al sicuro. Questa parola per me è davvero tanto importante. Io ce l'ho una casa, credo, spero tutti noi, no? Abbiamo una casa più bella, meno bella, più grande o piccolina, ma non importa, eh. Ripenso tante volte alla casa dove sono nato, dove vivevo da ragazzo. Io vivevo in campagna, una casa modesta, una cascina normale come tante altre, niente di lussuoso, però davvero il ricordo di quella casa è il ricordo più bello che ho ancora oggi, anche se quella casa non è neanche più mia, nostra, noi siamo due fratelli e due sorelle, ma ormai quella casa non è più nostra, abitiamo tutti via, ma non importa, quella nel mio pensiero ancora sempre la casa dove trovavo il calore di un papà e di una mamma, fratello e sorelle. Allora, penso che sia importante che questa casa impariamo a gustarla, che l'ambiente in cui torniamo ogni sera impariamo a gustarlo. So che a volte succede nella vita che tornare a casa è faticoso, perché magari c'è qualcosa che non va o qualcosa anche di pesante che non va, e allora non ritorni volentieri, perché hai quasi paura di incontrare quell'ambiente dove magari la pace si è rovinata per un attimo. A volte abbiamo davvero il dovere invece di tornare e di ricostruire anche noi la pace in quella casa. Piccoli o grandi che siamo, genitori, figli, tutti quanti hanno il compito di ricostruire la pace in quella casa. Allora vi auguro davvero di sentirvi sempre a casa quando tornate a casa, di sentirvi veramente accolti e di gustarlo quel calore, perché è importante. Perché dico questo? Perché poi nella vita, almeno io, ho fatto esperienza di altre case. Dove sono stato? Io come sacerdote ho girato parecchie parrocchie, ma pensare a tutte le parrocchie dove sono stato come un pezzo di casa è importante, perché la casa è un pezzo di vita. Tutti i luoghi dove sono stato, davvero, quella è stata casa mia. Magari non ricordo neanche più come la canonica, ma non è la casa di mura in sé che conta, ma sono veramente le persone che in quella casa passavano, giravano, l'ambiente che c'era, la serenità, l'accoglienza che c'era. Per me in particolare, e tanti lo sanno, d'estate vado a fare i campi scuola nella casa alpina di Acceglio, e quante volte quando entro in quel cortile, in quella casa, io mi sento a casa e ho messo tanto di me lì dentro, come affetto, come impegno, come lavoro, ma davvero. Quella è una casa dove mi sento ancora adesso sempre accolto e dove sento tante persone che dicono: andare a Acceglio, andare nella casa alpina è davvero andare a casa. Vi auguro anche allora di avere non solo una famiglia, una casa dove vi trovate bene, ma anche luoghi dove non è di per sé casa vostra, ma dove vi sentite a casa. Tutto questo allargatelo. Perché ho detto tutto questo?
perché in questo mondo dovremmo sentirci a casa. E in questi giorni pensavo quante volte io oggi non mi sento a casa, c'è qualcosa che non è casa, lo sentiamo tutti a pelle, c'è un qualcosa che dice ma no, questa casa qua non è pulita. Ricordo quando Suora Elvira, adesso è già in paradiso, quando parlava di un ragazzo che arrivava in comunità, ogni ragazzo diceva, un ragazzo quando arriva è distrutto, e quando entri nella sua vita è come entrare in una casa che è distrutta, è tutto buttato all'aria, e tu ti metti a riordinare, riordini, c'è tutto da mettere a posto, e piano piano, con amore e con pazienza, quella casa ritorna una casa piena di luce. Ma poi c'è un attimo in cui quella casa sembra a posto, ma se tu spalanchi bene le finestre, il sole ti fa vedere anche la polvere che c'è in quella casa. Quando hai cura della tua casa, hai cura della tua vita. E quando hai veramente cura, devi spalancare le finestre, lasciare entrare la luce, per vedere anche la polvere, per mettere ordine in quella casa. E allora se è importante che le nostre famiglie siano così, è ancora più importante, o altrettanto importante, che impariamo a sentire il mondo come la nostra casa. Certo, una casa dove non staremo sempre, non stiamo per sempre in eterno su questa terra e in questa casa, ma è importante sentirla come casa nostra. Quando dico questo, appunto, ripeto, a volte non mi sento a casa, perché vedo intorno a me, a volte lo sarò anch'io così, ma persone che non amano questa casa, che la distruggono, persone che pensano solo a sé, dentro quella casa e non agli altri. Il mondo di oggi a volte fa sorridere. Noi sorridiamo del Medioevo dove qualcuno voleva possedere tutto e tutti gli altri erano della gente sottomessa. Guardate il mondo di oggi. Chi studierà la storia di oggi, magari tra 1000 anni, sorriderà di noi perché dirà quelli là pensavano di essere tanto furbi, hanno fatto gli stessi sbagli che la storia aveva già fatto prima di loro. Qualcuno vuole avere tutti. No, in una casa tutti sono a casa. Com'è bello pensare che in questo mondo tutti sono a casa e tutti hanno il diritto e hanno davvero la gioia, dovrebbero avere la gioia di sentirsi a casa in questo mondo. Per questo dobbiamo prenderci cura di questa casa e di questa umanità. Mi colpisce molto nel Vangelo il fatto che Gesù, nel Vangelo di domenica scorsa, dopo aver parlato e agito nelle sinagoghe, entra nelle case, è bellissimo questo, Dio che ha il tempo e la pazienza di entrare in una casa dove cura gli ammalati, dove ridona la pace in quell'ambiente. Anche Gesù è vissuto in una famiglia, a volte lo pensiamo non umano, Gesù è vissuto in una casa, una famiglia, e sappiamo che la sua casa era molto bella ma molto piccola, è una casa molto molto umile, molto semplice. Che bello pensare che Gesù, il figlio di Dio, sia vissuto in una casa come noi e che abbia messo lui amore in quella famiglia e l'abbia resa davvero casa. Rendiamo casa le nostre case, rendiamo casa in questo nostro mondo. In questi giorni lo dico così perché davvero a me colpisce. C'è questa scena, ogni tanto i mezzi di comunicazione lo trasmettono, questa scena di file di trattori che stanno protestando a Bruxelles, a Roma, a Fossano, da altre parti anche. Sapete, questo è un segnale, qualcuno dice i contadini vogliono più soldi, no, questo è un segnale che in questa casa vogliamo fare delle cose non pulite, non belle. Hanno ragione loro, abbiamo ragione tutti a dire vogliamo una casa bella, dove ci sia ordine, dove impariamo anche a togliere la polvere, dove si possano mangiare cose buone, coltivate in modo pulito, ma soprattutto dove in questa casa si possa respirare un clima di casa, di affetto, di accoglienza, di famiglia. Allora vi lascio con questo impegno, di far diventare più casa la vostra casa, di sentirvi anche voi davvero a casa quando tornate a casa, ma di sentire che il mondo è la nostra grande casa e in questa casa dobbiamo stare bene, dobbiamo sentirci accolti, dobbiamo sentire che è un ambiente dove si respira aria buona. Allora chiediamo al buon Dio che ci aiuti a far sì che il mondo sia una casa bella per tutti, per tutta l'umanità. Grazie ancora dell'ascolto, a tutti auguro una buona settimana.